Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su One Piece Bounty Rush, perché Bounty Rush a sorpresa ha deciso di far uscire una nuova UTA per l'anniversario del film Red. Allora, signori, allora, esattamente come l'anno scorso, UTA non hai garantito, è un Bounty Festival senza garantito. Defender di colore blu. Andiamo a leggerci i tratti. Perché sono veramente curioso, ma sono veramente curioso. Allora, character details. Uta Defender blu. Ma poi, mamma mia, cioè non me l'aspettavo proprio una nuova Uta così a caso. Ma più che altro non è neanche in fase hype, perché alla fine ormai tutta la gente è concentrata sul Gear 5, anche sul fatto che Pricea oggi è uscito il Gear 5, cioè non so quanto sia stata astuta come mossa da parte di Bandai, però vabbè. Ok, va bene. Ma comunque, ragazzi, andiamo a vedere. HP 9160, attacco 2121, difesa 2420, total character power 11427. E vabbè, e fin qua va bene. Skill 1, tot musica. Allora, è un counter. Ok, benissimo. Quando il counter è successo. Se il nemico attacca in un certo periodo di tempo, attacca a medio raggio con effetto knockback. Dopo questo spawna tot musica a close range. Quando tot musica viene spawnato, attacco a medio raggio con effetto knockback. Attacco a lungo raggio, ok. Mentre tot musica è spawnato, attacco a lungo raggio con attacchi multipli ad aria con effetto knockback. Quando il counter fallisce, il nemico non attacca fino a un certo periodo di tempo e infligge un danno ad area corta, diventa temporaneamente invincibile dopo l'utilizzo. Ok, va bene. Skill 2, allora, minchia, non so proprio delle descrizioni gigantesche. Riduce i danni ricevuti dal nemico mentre la skill. Mentre tenete premuto il bottone della skill, infligge un danno a long range con chance di infliggere Sing Sing dopo un certo periodo di tempo quando la skill è stata appunto rilasciata. Ok, knocca il nemico se il Sing Sing non viene applicato. Ok, riduce le chance di essere spinta all'indietro quando è attaccata dal nemico mentre la skill è attiva, non lo stagger per un certo periodo di tempo. Ok, comunque dopo andiamo a vederci anche 2 secondi. Ah, c'è il video preview dopo qua, c'è in game, quindi lo andiamo a vedere direttamente lì senza problemi. Tratti: quando Totto Musica è spawnato, è presente, riduci i danni del 30% e rimuovi gli status effect dal nemico e annulla gli status. GG, quando attacchi un nemico con il terzo degli attacchi normali hai il 50% di chance di infliggere Sing Sing sciorto per 3 secondi. Ah, benone, infligge Sing Sing con gli attacchi normali. Già era fastidiosa con la sua versione attacker e la sua skill, mamma mia, mamma mia. Per un certo periodo di tempo, dopo aver utilizzato la skill 2, hai resistenza a stagger, al downed e al knockback e boosti il cooldown del reduction della skill 1 del 300%. Annullifica lo slip e ignora. Può ignorare il nemico e refullare il Treasure Ghost. Che cosa ho appena letto? Ok, Uta è il primo defender, penso, del gioco che può refullare la bandiera ignorando il nemico. GG Uta, GG, GG, GG. Mi sa che abbiamo un'altra versione rotta, ragazzi, qua. Quando sei nell'area del tuo tesoro catturato, riduci i danni del 30% a resistenza allo stagger. Quando attacchi un nemico con gli attacchi normali, hai 100% di chance di recuperare l'HP del 3%. Quando annulli gli status effect inflitti dal nemico, recuperi l'HP del 15% e la difesa si boosta del 30% per 20 secondi, non può essere staccato. Quando attacchi un nemico infliggendo Sing Sing, incrementi il damage deal del 50%. Signori, sta Uta è un defender pazzesco. Pazzesco, non ho altro da aggiungere. È incredibilmente rotta. Cioè, a livello di tratti,
refulla la bandiera a un botto di riduzioni. Dopo aver attivato la skill 2, hai un damage reduction del 70% e dopo ti si refulla automaticamente Totto Musica. Chiaramente Totto Musica dovete fare per farlo ingranare, il counter deve aver successo, ma comunque ragazzi è tanta roba. È tanta roba. Tanta roba a livello di tratti. Andiamo a vedere 2 secondi il video che dovrebbe essere qua. Eccolo qua. Play video. Ok, vedete qua, il single si è attivato. Quello lì era la skill 2. Ok, quello. Vabbè. Raga, che posso dire? GG. Io ovviamente non pullerò. No, oddio. Ragazzi, se vi piace tanto Uta e siete suoi fan, vabbè, pullateci, però sappiate che.